Nuovo spazio test, veramente vi consiglio di stare con noi perché parleremo di una moto molto esclusiva. Siamo a Napoli presso il dealer Lamberti, eccolo qua, il suo bannerone dealer Suzuki, Voce, Kimco, ma anche CF Moto. Questo marchio che è arrivato con tanta prepotenza anche in Europa nel segmento moto. In realtà è anche leader con gli ATV, CF Moto. Noi oggi proveremo la CLX 700 in versione Heritage, perché c'è anche una bellissima Sport, devo dire, di cui parleremo in questo test. Andiamo a vedere. Avete gustato il nostro intro dedicato alla CF Moto CLX 700? No. Noi nel frattempo abbiamo lasciato il dealer Lamberti, vi ricordo, via Nuovo del Campo 25C, in zona aeroporto per intenderci. Lamberti che vi dà la possibilità di provare la gamma CF Moto, non solo la CLX 700, ci sono anche le GT 650, anche loro con motori bicilindrici, ma questo qui della CLX 700 è qualcosa di strepitoso. Facciamo una cosa, mentre io faccio ancora scaldare un po' le gomme perché siamo arrivati al lago Lucrino, fa molto freddo anche oggi, guardiamoci una breve scheda, una piccola descrizione con dei commenti anche miei live sull'estetica della CLX 700 e poi torniamo a bordo con le soggettive. Come un bel colpo di scena, CF Moto irrompe sul mercato e lo fa grazie a una cruiser con tanta personalità, buone soluzioni estetiche, ma soprattutto con un contenuto tecnico di alto profilo. Si chiama CLX 700 nelle versioni Heritage e Sport, moto dallo stile retro, ma con una buona dose di indole sportiva. Noi siamo al cospetto della Heritage. In bella mostra il suo bicilindrico da 693 cm3, capace di 70 cavalli a 8750 giri minuto, Euro 5, e supportato da una ciclistica di tutto rispetto, con forcella a caiaba da 41 mm di diametro e cerchi 18-17. Un gran disco da 320 mm frena la CLX 700 grazie alla pinza spagnola J1, marchio acquisito nel 2021 da Brembo. Il tutto supportato da un consistente ABS a doppio canale. Una moto per molti aspetti inedita grazie alle gradevoli scelte stilistiche, come la X che circonda il faro, elemento che torna spesso su tutto il disegno della CLX. Un prodotto molto originale, frutto di una ricerca estetica approfondita, che sinceramente non ci sentiamo di paragonare a nessun'altra moto in circolazione. C'è l'utilizzo di tanti materiali metallici, poca plastica, e questo conferisce alla CLX 700 una fortissima personalità che non ha davvero nulla da invidiare alle competitors. Ha un peso a secco di 190 kg, ma la moto è maneggevole e agile da guidare grazie a un buon baricentro che accoglierà piloti di ogni statura e grado di capacità. L'altezza della sella da terra è di 780 mm e il serbatoio è capace di 13 litri. CF Moto dichiara per la sua CLX 700 un consumo medio di circa 20 km con un litro. Interessante anche il prezzo, la si porta a casa con 6.490 euro franco concessionario ed è disponibile in due splendide colorazioni. CF Moto e nella fattispecie CLX 700 sono la chiara dimostrazione di quanto una parte della produzione orientale si stia perfezionando, un po' come successe negli anni 60, no? Con i giapponesi che imitavano le moto inglesi e italiane. Adesso questi prodotti con la CLX 700, per esempio, siamo arrivati a un livello altissimo di tecnologia, di design e di innovazione, quindi veramente non manca niente a questa moto per imporsi nei mercati occidentali. Con la mappa Sport, che caratterino che ha questo bicilindro, vi ricordo 693 cm3. Accidenti, 70 cavalli, quando arrivi a 5.000 giri
hai una botta dietro al sedere, la moto vuole impennarsi. Vediamo di nuovo. Impressionante, non male. Grande velocità di inserimento in curva, bello anche il cambio di direzione. Veramente si riesce a piegare anche con molta facilità. Motore prontissimo sempre. Anche quando sono andato un po' sotto coppia, sono riuscito a riprenderlo con grande facilità. Tutto supportato anche da una bella ciclistica, devo dire che sembrava un po' più morbida, invece è la cosa bella, è proprio la trazione continua senza sbavature, aiutato anche da un ottimo sistema frenante, devo dire. All'inizio sembrava un po' spugnoso, adesso si è sciolto e lo vedo che morde bene a dovere quando comando. Mi piace anche molto la rapportatura del cambio, ho una terza lunghissima che mi fa sfruttare tutto il motore. È una bella alternativa sia estetica che tecnica ad altre moto dello stesso segmento, tra l'altro con un minor prezzo e con tutta la dotazione tecnica che ne consegue, perché a 6.500 euro scarsi franco concessionario abbiamo comunque due mappe a disposizione. Abbiamo il cruise control, che ho utilizzato come detto prima in autostrada e funziona anche meglio rispetto a moto più blasonate, forcella regolabile e comunque tanto metallo, come detto, che caratterizza sicuramente questa CF Moto 700 e CLX e gli dà un carattere, un imprinting deciso, personale, forte. Infatti apprezzo molto l'utilizzo di poca plastica. Non so se lo sentite come scalcia. Mi piace anche molto perché riesci a controllarla molto con freni e ciclistica che rispondono veramente a dovere ai comandi del pilota, quindi riesce a sfruttare questi 70 cavalli a dovere. È impressionante quanto voglia stare sempre una ruota. Eccoci pronti per la nostra prova in città con CF Moto CLX 700. Siamo con la Sport, però io metterei a questo punto, noi eravamo con la Eco, che dovrebbe tagliare un po' la potenza. Già ho notato una risposta del gas alla manopola dell'acceleratore molto tagliata, forse un po' troppo tagliata. Questo ovviamente ci consente innanzitutto di gestire la moto in condizioni critiche, magari sul bagnato o quando è molto freddo, come oggi per esempio, anche se c'è il sole, di avere comunque una buona trazione costante senza essere sorpresi da slittamenti della ruta posteriore. Diciamo pure che con la mappa Eco diventa veramente un'altra motocicletta. C'è un taglio di potenza netto. E voglio girare la manopola del gas, il motore sale molto lentamente. Insomma, questo giustamente, come dicevo prima, è per dare la possibilità anche ai neofiti magari di iniziare piano e poi aprire la moto con la mappa Sport. Però ci si annoia un po', devo dire, quindi è meglio passare alla Sport. Vediamo un po', chiudiamo la farfalla, eccola qua, Sport. Oh, si sente già dai 4000 giri la differenza, anche col sottocoppia di quinta, bah, subito mi ha dato coppia,
per riprendere la velocità che desideravo. Ecco, la mappa sport è tutta un'altra moto, è tutta un'altra cosa. Il gas sempre costante, sempre pronto, non ha assolutamente un vuoto da nessuna parte. Ovviamente è un'altra di quelle moto che, come dico spesso, ti spinge a fare il tamarro. Cercate sempre di avere il massimo controllo in strada, ragazzi, soprattutto in città, perché non siamo soli, abbiamo a che fare soprattutto con automobilisti distratti. Non ho svolto una prova in autostrada perché, essendo una cruiser, la nostra CLX 700 di ECF Moto ovviamente non ha questa grande propensione al viaggio autostradale, però devo dire che nel tratto di tangenziale, e quindi con limite di 80 km all'ora, e poi sulla variante dove ho spinto un po' di più, si fa quel che si può, eh? La moto non è che si offre per affrontare turbolenze o per starci tanto tempo a bordo in autostrada. Per quello magari potrei consigliare di valutare l'arrivo dell'800 MT o anche della 650, che è già in gamma di CF Moto, una moto molto solida, con qualche cavalluccio in meno rispetto a questo vicinitico, che è diverso, però lì abbiamo una protezione veramente notevole. E poi è bello anche il sound, perché nonostante sia la moto Euro 5, vi ricordo, si sente un po' di carattere del motore di questo bel bicilindrico. E perché no, vedo che i ragazzi in giro ci guardano, ci osservano, ovviamente non guardano me, guardano la moto, quindi anche l'occhio poi vuole la sua parte, perché è uno dei punti su cui si è lavorato in CF Moto per far apprezzare questa moto anche e soprattutto esteticamente. Devo dire che ci sono riusciti davvero. Sono stato in sella da stamattina sulla CLX 700, abbiamo fatto circa 100 km e qualcosa, e devo dire che il comfort della sella, il pilota trova una bella collocazione sicuramente, con una sella larga, comoda, confortevole, come detto, un po' meno il passeggero, però su questo tipo di cruiser è anche voluto il disegno della sella in questo modo, per slanciare un po' il posteriore e andare a cercare quanti più punti estetici possibili da far piacere agli utenti. E finisce qui il test dedicato a CF Moto CLX 700 Heritage. Vi ricordo che c'è anche una versione sport con 900 euro di differenza in più rispetto, insomma, alla nostra Heritage, che abbiamo cercato di spiegarvi, no, un po' in tutti gli aspetti. E devo dire che alla vigilia di questo test ero un po' scettico, però se non poi si provano le moto non ci si rende conto del contenuto. Devo dire che sulla CLX 700 si sono fatti veramente dei salti in avanti incredibili con questo bicilindrico, che adesso, insomma, 70 cavalli è veramente poderoso e sempre sfruttabile. Ma non finisce qui, perché potrete provarla anche voi questa moto, io ve lo consiglio davvero, a Napoli, andando da Lamberti Motorricambi. Qui intanto è zona di motociclette, si sente un po' il rombo. Lamberti, che è dealer appunto CF Moto, ma anche Vosges, Kimco e soprattutto Suzuki, che vi dà la possibilità di provare questa moto e anche altri modelli della gamma CF Moto, ed è un'esperienza che dovete fare, secondo me, così avrete ben chiara l'idea di quello che abbiamo anche provato noi in questo test. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui, mettete un like a questa clip se vi è piaciuta, magari iscrivetevi anche al canale, ci sono altri test, altri servizi che stanno per arrivare, ma vi aspetto anche sui social e sul nostro sito starbikes.it.